Salve, questa è la nostra prima puntata di Tiki Taka Baby. Parleremo soprattutto di calcio, calciomercato, nuovi trasferimenti. Però prima di tutto ci concentreremo sulla partita della finale Champions League di ieri sera. E allora, Victor, ci potresti parlare della partita? Sì, è stata una partita molto equilibrata, le due squadre spagnole molto forti. L'Atletico Madrid è una squadra allenata molto bene da Simeone, che è un allenatore, come hai ricordato, un allenatore che giocava nell'Inter, è un giocatore che sapeva giocare bene. Carlo Ancelotti, secondo te? Carlo Ancelotti è un ottimo allenatore, e sta facendo bene in Europa, ha fatto bene in Europa. E con tutte le squadre che è stato, però in campionato non è andato tanto bene, infatti ha fatto terza, però ha vinto una Champions League che è importantissima, è la coppa più importante del mondo. Secondo te, dopo il 4-1 inaspettato, ma ci potresti parlare del gol di Godin al 35esimo? Com'è stato? Sì, il gol di Godin, se sembrava che i tifosi già avessero la coppa in mano. E il gol è successo con un errore grave di Casillas, che era uscito, però era uscito molto male, non si sentiva sicuro, poi si è fermato. Quando poi Godin aveva tirato di testa, la palla stava entrando, ma poi con un grande riflesso di Casillas la palla l'aveva deviata fuori, ma un altro difensore l'aveva messa poi dentro. Ma tanto, anche se la riusciva a mandarla fuori, lo stesso valeva il gol, visto che ormai era Sì, entrata. sì. Inoltre, secondo te, Cristiano Ronaldo, secondo te lo potrebbe vincere di nuovo un pallone d'oro? Cristiano Ronaldo è un grandissimo giocatore. Quest'anno, il prossimo anno, nel 2015, ci saranno molti giocatori che potranno vincere il pallone d'oro. Del tipo? Ed è tipo Cristiano Ronaldo, io ci metterei pure Ribéry di nuovo perché sta facendo una bella stagione. Quest'anno non l'ha vinto veramente Messi perché non si meritava dopo aver vinto quattro palloni d'oro di fila e dopo e poi ha avuto un sacco di infortuni e quindi non ha giocato tanto. Secondo E te, anche io metterei pure Diego Costa nel pallone d'oro che è un grandissimo giocatore. ma secondo te, come mai Diego Costa ieri è uscito quasi subito dalla partita? Beh, già Diego Costa non stava molto bene, era in dubbio per la partita, quindi con uno strappo muscolare è uscito. Secondo te, se Diego Costa sarebbe rimasto, avrebbe fatto la differenza? Beh, Diego Costa è un giocatore che fa muovere molto la squadra e quando prende il pallone nelle ripartenze è micidiale, quindi è un giocatore che Secondo te è interessa, è fondamentale? fondamentale per l'Atletico Madrid. Inoltre, dopo un 4-1 inaspettato, secondo te, proprio tutto quello che è successo nella partita, secondo te com'è che sarebbe stata? Com'è che è stata secondo te? Secondo me è stata una grande partita, dopo un 4-1, È una rimonta stata una inaspettata. grande partita, però l'Atletico Madrid non se lo meritava questo 4-1. La partita secondo me doveva finire 2-1 perché dopo il 2-1 la partita è finita davvero di schifo. Perché dopo che appena c'era 2-1, poi la partita ad un tratto è andata a finire a 4-1. Quindi non è bello neanche per l'Atletico Madrid, però è una bella soddisfazione per l'Atletico Madrid arrivare in finale e vincere Scudetto. Ma inoltre il Real Madrid, essendo una squadra molto forte, con Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, secondo te ci sarebbe, ovviamente sarebbe stato ovvio un risultato così, più o meno. Secondo me no, perché l'Atletico Madrid e il Real Madrid non sono due squadre diverse, sono due squadre tutte e due forti e hanno caratteristiche molto diverse. Il Real Madrid ha una squadra molto più offensiva, mentre quella dell'Atletico Madrid è una squadra equilibrata e ha una buona fase difensiva. Essendo pure buona la fase difensiva, ci dobbiamo ricordare che è finita 4-1, perché inoltre Cristiano Ronaldo ci sono stati giocatori Sì, molti entrambi. hanno fatto la differenza, ma nel gol quando ha segnato Marcelo, i difensori dell'Atletico Madrid li hanno sbagliato.
quando Marcelo è andato vicino all'area di rigore per tirare, nessun difensore è andato vicino per rubargli la palla, quindi era un gol già fatto, assicurato. E Courtois, essendo un grande portiere, che si è visto anche ieri, non poteva pararla perché il tiro era molto potente e era saviato. Aspetta, parliamo di Courtois. Lui è un giocatore molto bravo, so che pure se dovrebbe andare al Chelsea, se non mi sbaglio. Sì, Courtois è un giocatore ancora di 20 anni, belgo, è pure il portiere della nazionale, sta facendo, quest'anno ha fatto una stagione grandissima. Secondo te potrebbe diventare uno tra i più forti portieri al mondo? Per ora è uno tra i più forti portieri al mondo e questo portiere secondo me farà molte cose. Questo portiere è pure del Chelsea, quindi è in prestito nell'Atletico Madrid. Quindi secondo te più o meno doveva finire una partita più equilibrata, anche se il Real Madrid vince quasi sempre ogni partita di Champions, di solito è sempre così che vince. Beh, nessuna squadra si può mettere in una partita, per esempio Real Madrid gioca con una squadra scarsa, mai si può dire che Real Madrid vince. Il calcio si può o si perde o si pareggia o si vince, quindi. Secondo te è stato un po' strano vedere Atletico Madrid e il Real Madrid, perché sono tutte e due squadre di Madrid. Sono due squadre spagnole. In questi anni la Spagna sta facendo davvero cose grandi, aveva vinto mondiale, mondiale, il campionato spagnolo è diventato, non è un campionato duro ma è molto equilibrato. Per esempio il campionato più duro per me è la Serie A. Perché ci sono tante squadre nella Serie A, squadre scarse non si possono dire mai. E infatti, tipo, le squadre più forti della Serie A secondo te quali dovrebbero essere di quest'anno? Di quest'anno sono Juve, Roma e Napoli. Essendo io milanista e lui anche juventino, credo che lui è felice per la Juve che ha vinto lo scudetto, ma io no, perché non gli manca in Europa League. Quindi, ma scusate. E Milan, che ha fatto una grande storia nel calcio italiano e sia europeo, non si meritava in questa posizione. Ma ci sembra una prima volta per tutti. Come è capitato pure alla Juve. Alla Juve, prima di vincere questi tre scudetti, aveva fatto una stagione proprio schifosa. Questo possiamo dire. Sì. Ma sai, Però la prima volta c'è sempre, per qualsiasi squadra. Sì, certo. Lei, secondo me, la squadra che quest'anno ha fatto molto, secondo me, è stata la Roma, che Raul García ha costruito una grande squadra con Gervinho, che l'ha voluto lui da Lille, e molti altri giocatori che stanno facendo davvero molto per la Roma. Tipo Ljajić, secondo te? Ljajić è un ragazzo molto, molto forte a giocare a calcio, però ancora non è nella mente, non sta bene con la mente. Come la ciota si sceglie con Dele Rossi quando fu qualche 4 anni fa. Magari veramente Dele Rossi si sceglie con Ljajić. Ok, questa è la nostra prima puntata. Abbiamo parlato della Champions, della Roma, della Juve, della Serie A. Non vi dimenticate che parleremo anche di FIFA 14 e mercato. La prossima puntata parleremo di mercato e di FIFA 14. Cose varie. Ovviamente non saremo sempre insieme. Qualche volta sarò solo io, qualche volta sarà solo lui. Ma il più possibile faremo in modo che staremo sempre insieme per parlare il più possibile. Per ora, visto che è fine maggio, per ora ci stanno tartassando i compiti, quindi appena inizieranno le vacanze, saremo liberi, faremo sempre, quasi sempre, almeno dei video. Quindi ora finisce la puntata, e alla prossima, arrivederci.